Sì, siamo contenti perché viviamo in un momento un po' così così, quindi è naturale che sia venuto in un ottimo momento. Abbiamo sofferto, abbiamo sofferto, credo che abbiamo riscattato sicuramente le domeniche negative della domenica scorsa, nonostante avessimo costruito tanto, credo che l'abbiamo riscattato un po' questa domenica. Siamo contenti soprattutto perché il risultato positivo aiuta a lavorare meglio, aiuta sicuramente a questi ragazzi che sono, molti di loro sono giovani, sono la loro prima esperienza da quello che bisogna cambiare a crescere. C'è un dato di fatto che l'aver scesa oggi in campo è stata sicuramente più cinica rispetto alle altre gare, anche se non c'è stata una grossa differenza nell'aspetto tattico, tecnico della squadra che è messa in campo. Io credo che l'aspetto positivo è il fatto che ha imparato a soffrire. Questa è una squadra molto giovane e nella difficoltà si sono ancora più compattati. Quindi un episodio su tutti, credo che quando si è fatto male il portiere Bettinari è entrato del giudice, si è fatto male, non pronto, ma prontissimo. Questo è il segreto di questi ragazzi. Stanno assimilando sempre di più che chi va in campo deve cercare di farsi trovare pronto per fregarsi la maglietta, come dire io. Ha nominato Simone Bettinari, si è fatto male, è stato forse il migliore in campo da sabato più volte. Il risultato, quali sono le sue condizioni? Ma dopo ho capito un piccolo strappo, adesso per domani, dopo domani verifichiamo bene la situazione. Dispiace perché questo ragazzo stava facendo benissimo, dispiace, però vogliamo guardare avanti, anche se credo che abbiamo un viaggio del giudice che sicuramente si è fatto trovare brutto. C'è un'altra nota, è quella di Cosimo Sarri che va in rete. Ma sono contento perché si è parato molto bene nella parte, è ritornato sui suoi passi e quindi ho detto di un ragazzo sei a che posto, sicuramente ci ha fatto perdere un po' di tempo, adesso deve recuperare e speriamo che recuperi facendo qualche cosa. Domenica altra trasferta altrettanto difficile. Ma adesso godiamoci la festa, siamo contenti e adesso iniziamo da martedì a preparare questa partita, sicuramente non regaleremo nulla.